Guarda, guarda, guarda un po'. Siamo ritornati un po' negli anni 80, primi 90, con la schedina del Totocalcio 1x2. Possiamo seguire adesso anche le operazioni di ripristino. Il kart è appena ritornato dallo stint, la catena viene ingrassata ogni volta e andiamo a controllare bene questa tabella qua. Max si allontana. Luca, eccoti qua, il capo meccanico ufficiale di Jesolo. Ti hanno stravolto un po' i piani, qualche piccolo cambiamento, c'è la tabellina da compilare. Come sta andando, visto che abbiamo già cominciato a mettere nel paniere parecchie ore di gara? Efficienti i tuoi ragazzi? I ragazzi sono efficientissimi e il mio lavoro, come potete vedere, per fortuna l'ha fatto tutto Mirko e Paolo a casa. Bravi, bravi meccanici che portano i kart veramente efficienti qui a Jesolo. Neanche una rottura fino adesso. E con questo nuovo sistema che fa in modo di distribuire l'utilizzo dei kart, come vi state trovando? Devo dire che fino adesso nessun problema. I kart vengono mischiati equamente sia da una categoria che nell'altra. Le X, come potete vedere, ci sono, perciò vuol dire che i kart vengono cambiati. Perfetto, con la speranza che non sia andato nessuno in tabaccheria, noi continuiamo a raccontarvi quello che succede proprio qui dal cuore pulsante della gara 24 ore. Grazie Luca. Ciao, grazie.